Benvenuti a Cyberpunk, un evento a cui ho messo davvero tanto, l'evento più importante della mia vita. Sono 2 anni ormai che quest'idea mi frulla nella testa e non vedo l'ora di poterla fare provare ai giocatori. È un evento che vuole citare tutta la grande filmografia e letteratura cyberpunk e va a parlare dei temi cari a questo genere. In primis il rapporto che si crea fra uomo e macchina. Concetto del fatto che possiamo superare la condizione di umano e andando dunque a esplorare un territorio completamente nuovo. L'esempio più semplice è quello degli impianti, questi chip di silicio che innestati nel nostro cervello ci permettono di diventare qualcosa di più. Ma la domanda è sempre: a quale prezzo si ottiene questo potere? L'abissale differenza fra Megacorp e Gangs viene messo in atto a livello grafico attraverso la rappresentazione di stradine di un Giappone ormai degradato, che si contrappongono invece alla rappresentazione di grandi città con dei grattacieli immensi, dove i soldi non sono mai stati un problema. Con Cyberpunk abbiamo voluto rischiare il tutto per tutto, dando vita a una comunicazione transmediale che mettesse in luce, da una parte, il grande ruolo che hanno i giocatori in questo progetto. Sono i giocatori stessi, infatti, ad essere stati i protagonisti del trailer che ci hanno accompagnato in questi mesi fino all'evento. I giocatori sono il cuore del nostro progetto e sono coloro per i quali Cyberpunk è stato messo in piedi. Vogliamo far vivere a tutti un'esperienza sul filo del rasoio che consenta di tenere in mente a lungo un ricordo di una realtà alternativa che potrebbe essere molto vicina a quella che viviamo oggi. Trasformare un forte dell'Ottocento in un vero sprawl distopico come la migliore tradizione di Blade Runner ci aspetta è stato qualcosa che finora non era mai stato fatto. Il mio apporto a questo evento è stato più che altro sulla scrittura. Sono un po' quello che tira le fila da dietro, che ha costruito tutto il mondo e le storie che vivranno insieme al nostro regista Mauro. Mi sono occupato principalmente di scrivere 2 dei gruppi di personaggi e molte delle trame principali di questo evento. È stato il mio primo approccio alla scrittura, non avevo mai fatto nulla del genere prima. Spero che le immagini che verranno dopo sapranno dirvi com'è andata. Non vi mentirò, Cyberpunk è stato un evento sofferto. Ci abbiamo messo 2 anni a portarlo a termine e devo dire che ne sta valendo veramente la pena. Il mio ruolo è stato principalmente un ruolo di supporto. Ho revisionato e scritto vari gruppi, alcune corporazioni, alcuni personaggi all'interno di gruppi. Ho avuto delle idee per alcuni gruppi che sono stati poi scritti da altri giocatori. Veramente ne vale la pena vedere un progetto così ambizioso che prende vita. È un piccolo sogno. E mi raccomando, fateli fuori quei fottuti corporativi. Penso che il genere cyberpunk si fondi su 2 principi fondamentali. Da una parte il cyber, l'avanzamento tecnologico, unito però a un punk, a una società degradata e distrutta, un riflesso di quello che può diventare la nostra società se non teniamo sotto controllo i difetti della nostra anima come l'avidità o l'ingordigia. Basti pensare al tema dell'inquinamento ambientale che è terribilmente attuale al giorno d'oggi. Ed ecco che vogliamo andare a creare una ambientazione dove si uniscono scintillanti grattacieli con zone dello sprawl degradate in cui l'assistenza sociale è inesistente. Abbiamo voluto creare un sito che fosse il più completo e esteticamente piacevole possibile. Abbiamo creato dei gadget, abbiamo collaborato con fotografi, videomakers, aziende che si occupano di scenografie ed eventi dal vivo per regalare a tutti i giocatori un'esperienza che parta ben prima dell'evento e che si concluda poi a casa con un ricordo tangibile di quello che hanno vissuto.
L'evento si configura su tre piani concettuali. Il primo livello è quello della lotta fra le megacorp. Le megacorp sono i mega complessi industriali che detengono il vero potere. Il secondo livello è la lotta fra le gang, sono coloro che hanno effettivamente il potere in queste zone socialmente degradate. E poi c'è un terzo livello, è una domanda. Siamo abituati a pensare alle nostre memorie come a qualcosa che è indivisibile. Se possiamo arrivare a modificarli, se possiamo arrivare a cancellarli, allora questo cosa può dire di noi come individui? Se siamo abituati a pensare alle memorie come a qualcosa che fa parte di noi, cosa diventiamo noi senza le nostre memorie? Questa è la grande domanda che il Live Cyberpunk pone ai suoi giocatori e non vedo l'ora di vedere quali risposte daranno. Dunque, vi ruberò pochissimi minuti. Un ringraziamento a voi per aver creduto in Cyberpunk e siete stati bellissimi!